Ciao a tutti, oggi sono qua per raccontarvi un po' che cosa non può mai mancare nella mia dispensa. Una o due settimane fa ho infatti condiviso con voi la mia spesa su Instagram e in tanti mi avete fatto delle domande al riguardo, quindi mi sono detta perché magari non fare un video dedicato a quello che non può assolutamente mai mancare, che tendo a comprare quasi tutte le volte. Partiamo dalle basi, le spezie. Per me le spezie sono fondamentali in cucina, non potrei veramente vivere senza spezie, non parlo del classico sale e pepe, visto che recentemente c'è stato un piccolo incidente con il sale, ma sorvoliamo. Per me non può mai mancare la paprika, soprattutto la paprika dolce ungherese che appunto io tendo a prendere sempre in Ungheria, mi piace però molto anche la paprika piccante o dei mix un po' in stile Tex-Mex, perché mi piacciono i sapori abbastanza forti. Mi piacciono tantissimo le erbe aromatiche, quindi rosmarino, origano, non possono mai mancare. Quando non ho effettivamente la pianta fisica, acquisto quelli, diciamo, già pronti. Mi piace tantissimo il curry, la curcuma, lo zenzero, la cannella per i dolci. Insomma, le spezie per me sono veramente la base. Un'altra cosa che ovviamente non può mai mancare in cucina da me, visto che ho smesso completamente di acquistare prodotti già pronti, è la farina. Non sono molto schizzinosa in fatto di farina, in genere tendo ad acquistare sempre la stessa, la classicissima farina 00 con cui sì, faccio anche il pane. Questo perché, soprattutto nell'ultimo periodo, reperire altre farine è stato molto molto difficile, quindi diciamo che sono una persona che si adatta e si arrangia molto con quello che ha a disposizione, quindi la farina 00 per me è la base. Un'altra cosa che non può mai mancare è assolutamente l'olio. L'olio d'oliva che ho io viene dai miei ulivi, o più precisamente dalle olive degli ulivi dei miei. Fino a poco tempo fa vivevo con i miei, quindi dico mio per questo motivo qua. Quindi è un olio, tra virgolette, fatto in casa, nostro, quindi sono super super fiera di questo, a me piace tantissimo. È l'unico che utilizzo in cucina, a volte utilizzo l'olio di semi di mais. Non per friggere, perché praticamente non friggo mai, ho la friggitrice ad aria, ma se voglio ad esempio preparare i dolci molte volte non utilizzo il burro ma l'olio di semi. Un altro olio che ho in cucina che non uso spessissimo ma in determinate occasioni per dare un po' di sapore in più è l'olio di semi di sesamo, che ha quel gusto leggermente tostato, quasi di arachidi, che dà veramente una marcia in più. Piccola confessione, a me non fa impazzire la pasta, quindi non ho tantissima pasta in casa e non ne mangio molta, proprio perché non mi fa impazzire. Tendo a prendere generalmente le penne, ma non ho una pasta preferita. Diciamo che i fusilli non mi piacciono particolarmente e sono i preferiti del mio fidanzato, quindi in casa abbiamo soltanto fusilli e penne. No, in realtà ci sono anche gli spaghetti, ma soprattutto il riso. A me piace tantissimo il riso e ho diversi tipi di riso in casa, in particolare il riso originario che utilizzo un po' da fare all'orientale, per intenderci, quindi ad esempio per fare gli onigiri invece di comprare il riso per sushi, che di solito è anche molto molto costoso. Io prendo il riso originario, che è perfetto. Lo utilizzo anche banalmente per farci risotto, come vi dicevo, sono una persona che si adatta e si arrangia molto con quello che è in casa, quindi non sono particolarmente schizzinosa. Un altro tipo di riso che mi piace molto è il riso venere o il riso nero rosso, dipende un po' dalle diciture. Molto buono con le verdure e con l'olio di semi di sesamo. Un altro riso che mi piace molto è il riso basmati e ho anche il riso integrale, anche se è un po' molto lungo da cuocere, da preparare, insomma. Dal momento che non mangio pasta, che cosa mangio? Soprattutto a pranzo tendo a farmi moltissimo la quinoa o l'insalata di farro. Ultimamente utilizzo anche il miglio e il couscous. Il miglio mi piace tantissimo ad esempio con i ceci tostati un pochettino in padella con l'olio di semi di sesamo. Il couscous è perfetto per preparare qualcosa, tra virgolette, all'ultimo minuto, e bene o male ci sta bene con tutto. In casa non possono poi mancare per me le lenticchie e appunto i ceci, anche se ultimamente non li acquisto moltissimo. Le lenticchie preferisco prenderle secche, quindi non già cotte, anche perché hanno tempi di cottura non lunghissimi, mentre i ceci è un po' più laborioso il tutto, quindi se li acquisto già cotti.
Una cosa che vorrei non mancasse mai, ma negli ultimi mesi è stato molto difficile da reperire, è il lievito in particolare quello per dolci e quello secco di birra che utilizzo per fare sia i dolci come ad esempio i waffle, ma anche per fare il pane o la pizza. Altra cosa che mi piacerebbe non mancasse mai è il cacao che utilizzo per fare da me la cioccolata o il porridge o i dolci. Dal momento che non acquisto biscotti, merendine preconfezionate, eccetera, eccetera, cucino da per me vari dolci o biscotti appunto per la colazione merenda, visto che a me piace il dolce per questi due pasti. E a proposito di porridge, ovviamente non può mancare l'avena, così come un po' di frutta secca. Al momento in casa ho in particolare le noci, che mi piace moltissimo, sia da stuzzicare un po' così durante la giornata, se magari ho un buco di fame, sto cercando di riempire appunto questa fame, spesso nervosa, con qualcosa di leggermente più sano. Ma sono molto buone le noci anche, ad esempio, nella torta di yogurt che faccio, nel plum cake allo yogurt. Non solo dà una consistenza un po' più croccante a un dolce che se no è morbido, ma secondo me si abbina molto bene soprattutto con lo yogurt bianco o lo yogurt dei cereali. Non possono poi mancare i cornflakes, che di nuovo molto spesso mangio così come se fossero patatine, a volte li mangio nel latte, quindi per fare magari uno spuntino o molto raramente colazione. Mi piacciono poi moltissimo da abbinare o con le polpette o con la carne quando faccio ad esempio un'impanatura, quindi per rendere l'impanatura più croccante, oltre al pan grattato aggiungo anche dei cornflakes sbriciolati oppure li utilizzo per fare i French toast. L'unico prodotto, diciamo, pronto che acquisto praticamente sempre sono i cracker, in particolare quelli preparati con le farine di legumi. Non ho ancora imparato a fare i cracker e quindi per me è più facile prenderli già così. Di nuovo, li mangio quando durante la giornata magari ho un po' di fame oppure abbinati ad esempio a del formaggio spalmabile. Una cosa che mi sono accorta non manca praticamente mai in dispensa è la Nutella. C'è poco da fare. Non ne mangio tantissima, soprattutto quando inizia a fare un pochettino caldo, smetto completamente di comprare praticamente la cioccolata, nonostante io sia abbastanza dipendente dalla cioccolata. Infatti un'altra cosa che non manca mai è magari una barretta, in genere anche quella fra le più economiche, di cioccolato fondente almeno 70-75%, perché la utilizzo ad esempio per fare le gocce di cioccolata. Non acquisto quelle già fatte, ma spezzetto la barretta di cioccolata per farmi le gocce per conto mio, oppure di nuovo per fare la cioccolata calda nel porridge o nei dolci. E a volte devo ammetterlo, un piccolo pezzettino così dopo i pasti, perché ho sempre bisogno di qualcosa di dolce da mangiare. Comunque dicevo che non mangio spessissimo la Nutella, anzi molto raramente, però è una di quelle cose che quando finisce inevitabilmente la ricompro. Penso di aver incluso bene o male tutto quello che non manca mai nella mia dispensa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se potrebbe interessarvi un altro video più o meno simile, ma ad esempio che cosa non può mai mancare nel frigo o più nello specifico sulla spesa. Mi fate sempre tantissime domande e richieste sul cibo in generale, quindi fatemi sapere che cos'altro vorreste vedere qua su Cibo is the Way. Nel frattempo spero che questo video possa avervi dato qualche spunto o magari posso aver soddisfatto qualche vostra curiosità. Se avete piacere, fatemi sapere le 5 cose principali che non possono mai mancare nella vostra dispensa e soprattutto se come me non siete grandissimi fan della pasta, con che cosa magari la sostituite. Io vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link ad altri video utili correlati, ad esempio che cosa mangio in un giorno, le varie ricette, ma trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter dove ogni settimana, ogni venerdì vi faccio il recap di che cosa è uscito su Cibo is the Way, quindi video, articoli, foto, eccetera. Ma soprattutto vi do qualche consiglio extra. Spero di nuovo di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!